Senatore Candiani, la Lega Nord chiede che il governo si prenda un impegno deciso e forte sull'aeroporto di Malpensa. Vogliamo capire quali sono le strategie del governo, anche perché troppo si è speso e troppo si è sacrificato per Alitalia. Abbiamo visto negli anni passati delle mirabolanti azioni, cui noi stessi non siamo stati per nulla d'accordo, che per sostenere il vettore cosiddetto nazionale alla fine hanno affossato tutto il sistema aeroportuale italiano. Oggi ci troviamo di fronte a una pseudo svolta, quella di Etihad, che tra l'altro in queste ultime ore pare invece non essere più interessata all'accordo con Alitalia, trovando il governo più incline a dare accordo ad aspetti finanziari, sacrificando ancora una volta il sistema aeroportuale, segnatamente Malpensa, piuttosto che a fare un ragionamento di mercato. Noi chiediamo da sempre che ci sia la libertà nelle rotte, quindi vengano liberalizzate le rotte e si lasci che laddove c'è necessità di collegamenti questi si posizionano, evitando quindi azioni che siano sostanzialmente finalizzate ad interessi privati, come è nei confronti di Alitalia nel momento in cui il governo dovesse mettere le rotte solo su Linate, andando a penalizzare in effetti Malpensa. Ed è un paradosso, perché chi oggi utilizza Linate sa che si arriva in centro a Milano semplicemente prendendo un pullman. Non c'è un meccanismo di collegamento diretto, non c'è un meccanismo di collegamento serio. Bisogna prendere un pullman autostradale, neppure c'è questo, perché il Comune di Milano non farà il collegamento in tempo per Expo con la metropolitana. Al contrario, ad esempio Malpensa invece è già collegata con le ferrovie, ma soprattutto sono i grandi investimenti, più di 2 miliardi e mezzo spesi negli anni passati per un hub aeroportuale che è stato invece affossato per mantenere invece l'interesse di Alitalia. Interessi che non corrispondono a quelli della gente che produce, la gente che lavora, che si sposta per viaggio, ma che interessano invece a chi fa politica a Roma, per tutti quelli che sono i rapporti legati ai dipendenti e soprattutto agli interessi che stanno dietro l'Italia, finanziari in particolare.